Posso chiedere cosa ne pensa delle dimissioni di Draghi? L'ho letto adesso perché non era facile avere l'ultima notizia. Non è una cosa nuova per noi italiani. Per me, come si fanno sempre bene. Hanno fatto malissimo. Perché? Perché a me mi piaceva quella persona lì. Non bene, sicuramente. Non era il momento. Era l'unico, secondo me, personaggio rispettato fuori da là e quindi bisognava andare avanti. Roba di politica io non mi interesso. Ho sentito il discorso dal primo secondo all'ultimo e l'ho trovato un gran bel discorso. Mi è piaciuto veramente stamattina quando ho sentito che... Ma che partito è che ci ha dato contro, non so? Il 5 Stelle. 5 Stelle, cretin. Non credevo che finisse così, ma lì è poi la colpa dei grillini. Già non andavano avanti quando sono partiti i 5 Stelle, Conte aveva già chiesto a lui di venire praticamente aiutarlo, che no, Conte non se la cavava. E quando c'era lui... È una persona come si deve, quello è. Sì. Brava persona. Lui è una persona autorevole che ha dignità, quindi non ha chiesto l'elemosina dei voti, come forse così potrei fare io, casomai. Le piaceva il governo Draghi, Draghi in generale? Non mi dispiaceva, sì. Anche a me, pensavo che forse metteva a posto tante cose. No, proprio no, in generale no. Comandava, fai un dittatore. E sono contenta che i cittadini decidano. Figlio del soldo, non va bene. Tuttavia sono contenta, perché la gente tribula adesso. Secondo lei adesso cosa succederà? Che scenari si apriranno? Di ulteriore incertezza? È un scenario che mi fa proprio molta, molta paura, perché se non andiamo d'accordo... Penso che il Presidente della Repubblica faccia sciolga le Camere e poi di conseguenza andrà al sondaggio per vedere se riescono a fare un altro governo, però... Ha già parlato delle votazioni? Allora, bella roba! Le votazioni? Non saprei proprio. Cosa risolvono? Risolvono niente. A questi livelli qua penso che andremo direttamente alle elezioni. Andremo sicuramente alle votazioni e spenderemo di nuovo un sacco di soldi. Vedremo chi vota, i cittadini, che hanno ragione. Sono molto molto preoccupata perché noi sappiamo fare polemica, come si dice quella che fa contro contestazione, mi aiuti a dire, quando c'è l'opposizione. Noi siamo bravissimi da quando io vivo, che ci sia la destra, che ci sia la sinistra, a fare opposizione. Sono guai loro questi, no, sono guai nostri, non loro. Perché tanto non ci va bene o ci va peggio, siamo sempre uguali. Finito lui, ne arriverà un altro suo fratello. Poverini, siamo nati, poverini, moriamo. Faranno le solite minestre, le solite unioni di conseguenza. Noi non lasciamo governare. Ma non credo che lo facciano per il bene della nazione. Il popolo starà a guardare, presumersi. A me mi fa niente la politica.